In questo Mobile World Congress 2018 possiamo vedere come ci sia stata anche la presentazione su un dispositivo molto molto interessante di questo inizio del 2018, cioè Xperia XA2. Un prodotto che non solo attira per funzionalità, bellezza e anche per cornici molto ridotte, ma che, come potete vedere, è stato inserito all'interno del programma di Yolla, che quindi permetterà di andare ad installare il sistema operativo dell'azienda. Come potete vedere è davvero molto molto bello, il dispositivo si muove in modo fluido e convincente, quindi riusciremo ad avere un'esperienza multitasking di livello abbastanza alto. Facendo uno swipe dal basso verso l'alto entreremo all'interno del menu delle impostazioni, in cui vediamo se la fotocamera funziona e che tempi più o meno di avvio ha. Ovviamente siamo già in corsi, no, ok. Abbiamo quindi la possibilità di scattare in qualche modo delle fotografie facendo uno swipe da sinistra verso destra. Chiuderemo l'applicazione. Questo è il menu che viene ad essere indicato per il multitasking, menu delle tendine che, come potete vedere, è davvero affascinante. Un prodotto che quindi non è soltanto interessante con Android a bordo, ma anche con Yolla e con Selfish OS, e quindi con la distribuzione 3.0. brava Sony, che si è riuscita a far percorrere una nuova strada ad un prodotto che sicuramente darà filo da torcere ad altri smartphone durante tutto l'anno.